Siamo al Museo Archeologico di Angera, un luogo che a me piace definire il luogo dove il passato diventa presente, perché è proprio qui che vengono conservate le tracce della storia degli ultimi circa 15.000 anni del territorio angherese. La prima sezione è dedicata alla preistoria e conserva gli scavi nella grotta della Tana del Lupo fino a dare come barza, a dare il territorio angherese, che hanno restituito materiale dal Paleolitico superiore, appunto al Neolitico e qualcosa anche dell'età del rame. La seconda sezione invece è dedicata all'epoca romana perché appunto il vicus, il villaggio di Angera ha avuto un'importanza commerciale notevole in epoca romana e una parte della sezione è dedicata quindi all'abitato, ovunque si faccia uno scavo, anche oggi si trova materiale di età romana, e la seconda parte invece è dedicata alla necropoli perché la necropoli romana era eccezionalmente proprio sotto l'attuale cimitero di Angera che quando fu allargato permise il rinvenimento di centinaia di corpi. Lavoriamo tanto con le scuole del territorio proprio perché il comune di Angera negli ultimi anni ha voluto garantire a tutte le classi l'ingresso e la visita guidata gratuita, anche attività di laboratorio e di approfondimento gratuite per le scuole del territorio e in particolare per le scuole elementari e medie di Angera. Lavoriamo anche con le materne ogni tanto. Abbiamo poi un'attività invece di approfondimento dedicato, diciamo, agli adulti o agli interessati, per cui circa 6-8 conferenze l'anno a tema prevalentemente archeologico. Quest'anno abbiamo scelto il tema preistorico e laboratori didattici associati alle conferenze. Il prossimo evento sarà il 28-29 settembre, in occasione della Giornata Europea del Patrimonio, quando presenteremo l'allestimento di una statua antica e un laboratorio didattico scava puzzle appunto per i bambini. Vi aspetto.